3 e 2, 5 e 5, 10 e 10, 20. 3, 2, 5. Più il 24, un piccolo clistere addentrativo, preparativo e emoliente per umettare, ammollire, rinfrescare le viscere del Signore. Quel che mi piace di Monsieur Florent, il mio farmacista, è che i suoi conti sono sempre così garbati. Le viscere del Signore. 30 soldi. Sì, ma se plorano. Ma essere garbati non basta. Bisogna essere anche ragionevoli e mica spennarli i malati. 30 soldi, un intero clisma. Serve vostro, ve l'ho già detto. Negli altri conti me l'avete messi 20 soldi. E 20 soldi, nel linguaggio dei farmacisti, sta per 10 soldi. Eccoli qua. 10 soldi. Più il giorno suddetto, un buon clistere detersivo composto con catolicon doppio, rabarbaro, miele rosato e altro secondo prescrizione per spazzare, lavare e nettare il basso ventre del Signore, 30 soldi, e col vostro permesso 10 soldi. Più il giorno suddetto, la sera, un giulebbe epatico, sedativo e soporifero, composto per far dormire il Signore, 35 soldi. Non me ne lagno perché ho dormito bene. 10, 15, 16, 17 soldi. E 6 denari, va. Più il 25. Una buona medicina purgativa e corroborante, composta di castia novella, con senna levantina e altro, secondo prescrizione di Monsieur Purgot, per espellere e evacuare la bile del Signore, 4 lire. Monsieur Florent, piano per cortesia. Se vi comportate così, non si vorrà più essere ammalati. Monsieur Purgot, non me l'ha mica prescritto di fare 4 franchi. Fate 3 lire, per cortesia. 20 e 30 soldi. Più il 26, un clistere carminativo per cacciare i venti del Signore, 30 soldi. Monsieur Florent, 10 soldi. Più il clistere del Signore, reiterato la sera, come sopra, 30 soldi. Monsieur Florent, 10 soldi. Più il 27, una buona medicina composta per fare andare di corpo in fretta e cacciar fuori gli umori cattivi del Signore, 3 lire, bene, 20 e 30 soldi. Mi fa piacere che siate ragionevole. Più una pozione cordiale preservativa composta con 12 grani di bezzoar, sciroppo di limone e melagrana e altro, secondo prescrizione, 5 lire. Monsieur Florent, piano per cortesia. Se vi comportate così, non si vorrà più essere ammalati. Contentatevi di 4 franchi. 20 e 40 soldi. Ecco qua. Allora, 3 e 2 che fa 5, e 5 che fa 10, e 10 che fa 20. 63 lire, 4 soldi e 6 denari. Così che questo mese ho preso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 medicine. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 enteroclismi. Il mese scorso c'erano 12 medicine e 20 enteroclismi. Non mi stupisce se questo mese non sto bene come l'altro. Lo dirò a Monsieur Purgon che metto un po' le cose in ordine. Su, portar via tutto. Non c'è nessuno, mi si lascia sempre solo, non c'è verso di farmi star qui. Non sentono, il mio campanello non fa abbastanza rumore. Niente da fare. Sono sordi. Toilette! Cagna! Carogna!
vergogna! Di lì, ma io divento matto! Di lì, fa l'inferno, carogna! È possibile lasciare qui solo un povero ammalato? Di lì! Ma è scandaloso! Di lì! Oh mio Dio! Mi lasceranno qui a morire! Di lì! Carogna! Ma allora tutta questa impazienza! Fate una tale fretta alle persone che ho dato una gran testata contro lo spigolo di un'imposta! Traditrice! Ah! È da un'ora che mi hai lasciato! Ah! Ma sta chitta, Lazzarona! Che devo sgridarti! Oh, certo, come no! Dopo quello che mi sono fatta... Mi hai fatto scolare, carogna! E voi mi avete fatto rompere la testa, voi! Una cosa vale l'altra, pari e basta, se permette! Cosa? Lazzarona! Se mi sgridate, mi metto a piangere! Lasciarmi, traditrice! Cagna, tu vuoi che... Io non dovrei neanche togliermi il gusto di sgridarla. Sgridate quanto volete, lo consento. Me lo impedisci, cagna, interrompendomi ogni secondo. Se voi vi togliete il gusto di sgridare, posso bene a mia volta togliermi il gusto di piangere. A ciascuno il suo, mi sembra giusto. Va via, vai! Bestiaccia, maledetta! Sì, non ti devo dire benedetta, forse. Maledetta te. Avanti! Che? Porta via questa roba! Ah, arrivo! Arriva! Vai piano, comoda! Asciugamente! La! E canta anche, va! L'intero crisma di oggi, invece, ha fatto effetto! L'intero crisma? Sì! L'ho fatta la bile! No, non mi ci mischio io in queste faccende! Tocca a Monsieur Fleurant metterci il naso, visto che ci guadagna! Mi raccomando di tener pronto il brodo per quello che devo farmi adesso. Monsieur Fleurant, Monsieur Turgon, se la si passa sul vostro corpo, Mi ho trovato una bella vacca da mungere. Eppure è proprio chiedergli che male è che avete per darvi tutti questi farmaci. Ma tacete, ignorante! Non tocca a voi criticare le prescrizioni della medicina. Fate venire mia figlia Angelique. Devo dirle una cosa. Eccola che viene da sé. Vi ha letto nel pensiero. Ah, venite Angelique, arrivata a proposito. Devo parlarvi. Sono pronta a darvi un sbrocco. Aspettate. Datemi il bastone! Torno subito! Ecco, signore! Allora! Monsieur Fleurant ci dà da fare! Vanetta! Cosa? Guardami bene! Beh, vi guardo! Toilette! Toilette cosa? Non immagini di cosa voglio parlare? Lo posso ben supporre, del nostro giovane innamorato, perché è su di lui che da 6 giorni ruotano tutti i nostri discorsi e non state bene se non ne parlate ogni momento. Perché non ne parli tu per prima, se lo sai? E mi risparmi la fatica di portarti sull'argomento. Ma non me ne date il tempo. La premura che ci mettete è ben difficile anticiparla. Ti confesso che non mi stanco mai di parlartene e che il mio cuore non perde occasione per aprirsi a te. Ma dimmi, Toletta, tu condanni quello che io provo per lui? Me ne guardo bene. Vai ad abbandonarmi a queste dolci emozioni. Non l'ho mai detto. E mi vorresti insensibile alle dichiarazioni appassionate che tanto dolcemente mi va facendo? Io non voglia. Dimmi un po', tu non trovi come me qualcosa di celestiale, un segno del destino, nella strana vicissitudine del nostro incontro? Sì. Tu non trovi che prendere le mie difese senza conoscermi sia un atto davvero gentiluomo? Sì. E che non ci si può comportare più signorilmente? D'accordo. E che ha fatto tutto questo con garbo incantevole? Oh, sì. Tu non trovi che ha un bel aspetto? Sicuro. Che ha dei modi incantevoli? Oh, certo. Che le sue parole, come i suoi atti, hanno qualcosa di nobile. Garantito. Che in quanto mi dice c'è un ardore senza confronti.
Verissimo. E che senza confronti è la soggezione incresciosa in cui sono tenuta, che impedisce ogni rapporto al dolce fervore di questa mutua passione ispirata dal cielo. Avete ragione. Ma tu credi, cara Donetta, che lui mi ami proprio quanto dice? Sono cose queste da prendere con qualche beneficio d'inventario. Le smancerie amorose assomigliano molto alla verità. E ho visto dei gran commedianti in materia. Ma Donetta, cosa dici? Parlando in quel modo, può mai essere che non sia sincero? Comunque vi sarà chiaro presto. E il proposito, come vi ha scritto ieri, di farvi chiedere in moglie, è la via più rapida per sapere se è sincero o no. Sarà quella la prova. Antoinette, se mi inganna, non crederò più a un uomo finché vivo. Ecco vostro padre che torna. Allora, Angelique, venite, venite. Sto per darvi una notizia che forse non vi aspettavate. Vi si domanda in matrimonio. Che cosa c'è? Ridete. Sì, sì, è piacevole questa parola matrimonio. Non c'è niente di più divertente per una ragazza. Natura, natura. A quanto vedo, figlia mia, non c'è bisogno che vi chieda se volete sposarvi, eh? Io devo fare, padre mio, tutto quello che vorrete ordinare. Mi fa piacere avere una figlia così obbediente. Dunque la cosa è decisa, vi ho promessa. Io ho da seguire ciecamente, padre mio, ogni vostro volere. Mia moglie, vostra matrigna, voleva che vi facessi monaca. Voi e anche vostra sorella Luisona. Ah, si era proprio intestardita su questo. La bestiaccia ha i suoi motivi. Non voleva assolutamente acconsentire a questo matrimonio. Ma l'ho vinta io. Vi ho dato la mia parola. Come vi sono grata di tanta benevolenza. Davvero me ne compiaccio. È la cosa più saggia che abbiate mai fatto in vita vostra. Non l'ho ancora visto di persona, ma mi hanno detto che ne sarò contento. E tu pure. Sicuramente, padre mio. Come? L'hai visto? Poiché il vostro consenso mi autorizza ad aprirvi il mio cuore, non esito a dirvi che il caso ci ha fatto conoscere 6 giorni fa e che la richiesta di cui parlate è l'effetto di una reciproca inclinazione a prima vista. Ma questo non me l'hanno detto. Ma ne sono contento. Sì, tanto meglio che sia così. Dicono che è un gran bel giovanotto. Sì, padre mio. Piuttosto alto. Certo. Mi aspetto gradevole. Sicuro. Con un bel viso. Bellissimo. Posato e per bene. Proprio così. Molto a modo. Il più a modo che ci sia. Che parla bene il latino e il greco. Questo non lo sapevo. E che avrà il titolo di medico fra 3 giorni. Lui, padre mio? Sì, non te l'ha detto. Veramente no. E a voi chi l'ha detto? Monsieur Purgon. Monsieur Purgon lo conosce. Che domande, bisogna pure che lo conosca, visto che è suo nipote. Cléante? Nipote di Monsieur Purgon? Ma non è Cléante, stiamo parlando di chi gli ha fatto chiedere in moglie. Eh sì? Ebbene, è il nipote di Monsieur Purgon, figlio di suo cognato medico, Monsieur Diaphanus. E questo figlio si chiama Thomas Diaphanus e non Cléante. E il matrimonio l'abbiamo stabilito stamane, Monsieur Purgon, Monsieur Florent e io. E domani il futuro genero me lo porterà qui suo padre. Ma cos'è? Vi siete imbambolata? Capisco ora, padre mio, che voi parlavate di una persona e io ne intendevo un'altra. Come, signore? È questa l'idea bizzarra che vi è venuta. Ricco come siete, vorreste sposare vostra figlia con un medico? Sì. Di cosa ti impicci tu, Lazzarone? Impudente, non sei altro. Oh, Dio mio, calma! Passate subito all'incurie. Non possiamo discutere senza infuriarci. Su, parliamo tranquillamente. Qual è il motivo, per cortesia, di un tale matrimonio? Il motivo è che, vedendomi cagionevole e malato come sono, voglio farmi un genero e dei parenti medici.
per assicurarmi una buona assistenza contro la mia malattia, per avere in famiglia le fonti e i rimedi che mi sono necessari e per avere a portata di mano consulti e prescrizioni. Beh, ecco, sì, questo è un buon motivo. Fa piacere rispondersi a vicenda con tranquillità. Ma, signore, mettetevi una mano sulla coscienza. Voi siete malato? Cosa? Lazzarone, se sono malato! Se sono malato, impudente! Sì, sì, signore, voi siete malato! Non siete malato, non litighiamo per questo! Sono malato. Siete malatissimo, e più malato ancora di quanto non pensiate. Ecco fatto. Ma vostra figlia deve prendere un marito per sé. E allora? E siccome non è malata, non è necessario darle un medico. È per me che do un medico? È una figlia di buon carattere, deve essere entusiasta di sposare chi è utile alla salute del padre. Bene, signore. Volete un consiglio d'amica? Qual è questo consiglio? Di non pensarci a quel matrimonio. E il motivo? Il motivo è che vostra figlia non la consentirà mai. Non la consentirà? No. Mia figlia? Vostra figlia vi dirà che non sa che farsene di Monsieur di Aquarius, né di suo figlio Thomas di Aquarius, né di tutti gli Aquarius del mondo. Lo so io cosa farne. Oltretutto il partito è più conveniente di quanto non si pensa. Monsieur di Aquarius è solo quel figlio come erede. E per di più Monsieur Furgone, che non ha né moglie né figli, gli lascia tutti i suoi beni grazie di questo matrimonio. E Monsieur Furgone sue buone 8.000 lire di rendita. Ma avevi ammazzato un bel po' di gente per essersi arricchito così. 8.000 lire di rendita sono qualcosa, senza contare i beni del padre. Sì, sì, è tutto vero, signore, ma io devo insistere. Vi consiglio così fra noi di sceglierle un altro marito, che lei non è adatta a fare la signora di Aquarius. E io voglio che lo sia. Non ditelo nemmeno. Ma come non ditelo nemmeno? No. Perché non dovrei dirlo? Diranno che non pensate a quel che dite. Diranno quel che vorranno, ma io vi dico che voglio che rispetti la parola che ho dato. No, sono sicura che non lo farà. E io la costringerò. Non lo farà, vi dico. Lo farà. O la manderò in convento. Voi? Che io. Bene, bene. Cosa bene, bene? Voi non la manderete in convento. Cosa? Io non la manderò in convento. No? No. No? E questo è bello, io non mando mia figlia in convento se voglio. No, vi dico. Chi me lo impedisce? Voi stesso. Io. Sì, non ne avrete il cuore? Ce l'avrò. Scherzate. No, non scherzo affatto. L'amore paterno vi piegherà. Non mi piegherà affatto. Una o due lacrimucce, le braccia al collo, un poporino mio detto con tenerezza basteranno a commuovervi. Non servirà a ben niente. Sì. Ma guarda, io vi dico che non demorderò. Pifferà. Vuol dire pifferate, ma che è? Ma Dio mio, vi conosco, voi siete buono di natura. Io non sono buono, sono cattivo quando voglio. Calma signore, non ci pensate che siete malato. Io voglio perentoriamente di prepararsi a prendere il marito che dico io. E io le proibisco perentoriamente di provarci. Ma insomma, dove siamo? E come oso una lazzarona di serva a parlare in questo modo davanti al padrone? Quando il padrone non pensa a quel che fa, una serva col cervello a posto ha il diritto di metterlo sulla buona strada. Sta qua, che ti insegno io a parlare. Non mi devo opporre a tutto quello che mi può disonorare. Ma ti insegno io, vieni qua avanti. Mi preoccupo come mio dovere, che non facciate follia. No, non la consentirò mai a questo matrimonio. Io non voglio che sposi il vostro Tomasio Corino. E lei obbedirà a me, non certo voi. Ma c'è lì che non mi puoi fermare questa lazzarona. Padre, non fate una malattia! Non vedi, ti maledico! E io la diseredo, se ti obbedisco! Oh Dio mio! Non ne posso più! Mi faranno morire! Povero marito mio!
E come mai, amico mio? Che la vostra danza con ogni tua lente diventa sempre più scrollata. Non state ad agitarvi. Mi ha fatto infuriare, Michina. Calma, figlio mio. Mi ha contraddetto per più di un'ora su tutto quello che voglio fare. Su, calmo. Trasportatevi di dire che non sono ammalato. È un insolente. Voi, cuor mio, voi sapete com'è. Sì, cuor mio, a torto. Quella lazzarona mi farà morire. E via. E per colpa sua se faccio tutta quella bile. Non prendetevela tanto. Non so da quanto tempo mi dico di cacciarmela via. Dio mio, figliolo, dove andate? Allo spasso. Non ce ne servo né serva che non abbia i suoi difetti. Sì. A volte ci tocca sopportarne le qualità cattive per via delle buone. Questa è abile, precisa, diligente e soprattutto fidata. Fidata? E voi sapete che a giorno d'oggi bisogna stare molto attenti a chi ci si mette in casa. Oh no, no, so che freddo viene qua. Oh. Ehi, Toinette, signora, si può sapere che fate arrabbiare mio marito? Io, signora? Oh, povera me, non so di che parlate. Io non penso che a compiacere il signore in tutto. Ma che traditrice! Ci ha detto che voleva dare sua figlia in moglie al figlio di Monsieur Diopoli. Io gli ho risposto, cosa ho detto? Che il partito mi pareva conveniente, ma che pensavo fosse meglio metterla in convento. Beh, non c'è niente di male in questo, e mi pare che abbia ragione. Ma tu le credi, bimbina? È una lanzarona, mi ha detto mille insolenze! Ma sì, vi credo, amico mio. Via, vietatevi. Sentite, Toinette, se stuzzicate ancora mio marito vi mando via. Ma prima la voglio bastonare. Su, datemi la mantellina foderata e dei guanciali. La bastonate. Che la sistemo nella sua poltrona. Guardate qui in che stato. Come che stato? Sta bene. Anche grazie. Ecco. Calcatevi bene la berretta sulle orecchie. Non c'è come l'aria sulle orecchie per prendersi un raffreddore. Mina, quanto mi sono grato per tutte le cure che avete per me. Alzatevi. Dove mi vado? Che oh. Questo me lo metto sotto. Ah, sì, sì. Mettiamo questo qua per appoggiarsi. E questo qua dall'altro lato. Mettiamo questo qua dietro la schiena. E quest'altro qua per sostenere la testa. E questo qua per proteggermi dal fresco della sera. Via, che cos'è mai? Non ne posso più, non ne posso più. Perché infuriarsi così? Su, pensava di far bene. Voi non conoscete, Mimina, la malizia di quella lazzarona. Mi ha fatto andare in bestia. Adesso mi raccoglio tutti quei cuscini. Ci vorranno più di 8 medicine e 12 enterocrismi per rimettere un po' le cose in ordine. Su, su, figlio mio, mettetevi un po' tranquillo. Fate stare sempre in piedi, io mi stanco. Sedetevi, sedetevi. Mi metto comodo. Mettetevi comodo. Sì, grazie. Ah, oh, Mimina, Mimina, se non ci foste voi, siete la mia unica consolazione. Oh, povero figlietto mio. Io non ci arrivo mai. Guarda un po'. Che facciamo adesso? Facciamo le belle cose, eh? Che è? Ho la febbre adesso. Scottatesi. Ma no. Sì. Con voi non so. Altro che scontare con voi. Io per ringraziarvi, amor mio, del bene che mi portate, voglio, come vi ho detto, fare testamento. Ah, amico mio, vi prego, non parliamone. È un pensiero che non posso sopportare. La sola parola testamento mi fa trasalire di dolore. Vi avevo detto di parlarne col vostro notaio. È giusto qui. L'ho portato con me. Allora che entri, amor mio.
Ahimè, amico mio, se si ama davvero un marito, non si ha l'animo di pensare a queste cose. Ah, venite, monsieur Bonfoy, venite, venite. Prendete una sedia, per cortesia. Mia moglie mi ha detto che siete un gran galantuomo e un vero amico. Io l'ho incaricata di parlarvi per un testamento. Un testamento che voglio fare. Ahimè, io non sono capace di parlare di queste cose. Mi ha spiegato le vostre intenzioni, signora, e il progetto che avete per lei. Ma vi devo dire che a vostra moglie per testamento non potete dare niente. No, perché? La consuetudine si oppone. Si potrebbe fare se foste in un paese a legge scritta, ma a Parigi e nei paesi a diritto consuetudinario, nella maggior parte almeno, non si può proprio. E la disposizione sarebbe nulla. Tutti i lasciti che possono farsi l'un l'altro, un uomo e una donna congiunti in matrimonio, sono una mutua donazione tra vivi. E bisogna che non vi siano figli, né dei due congiunti né di uno di loro, al decesso di chi muore per primo. Ma guarda un po', è una bella impertinente questa consuetudine. Che un marito non possa lasciare nulla alla moglie che lo ama teneramente. Tanta cura di lui. Avrei voglia di consultare il mio avvocato per vedere quello che si può fare, guarda un po'. Non è mica dagli avvocati che bisogna andare, perché in genere sono molto severi su questo. Immaginano che sia un gran crimine sistemare le cose frodando la legge. Fanno sempre delle difficoltà e ignorano le sinuosità della coscienza. Sono altre le persone da consultare, ben più accomodanti, che hanno gli espedienti per passare con delicatezza al di sopra della legge, trasformare in giusto quello che non è consentito, che sanno appianare le difficoltà di una faccenda e trovano il modo di eludere la consuetudine con qualche lascito indiretto. Se no, dove si andrebbe a finire ogni santo giorno? Ci vuole un po' di scioltezza nelle cose, altrimenti non si farebbe niente. E per il nostro mestiere io non darei un soldo. Me l'aveva detto mia moglie, signore, che eravate un vero esperto e un gran galantuomo. Come posso fare allora per lasciarle tutti i miei beni e privarne le figlie? Come potete fare? Sentiamo. Potete scegliere con calma un amico intimo di vostra moglie e lasciargli in debita forma per testamento tutto quello che potete. E questo amico dopo le renderà tutto. Potete anche contrarre un gran numero di obbligazioni non sospette a favore di diversi creditori che faranno da prestanome a vostra moglie, dichiarando per iscritto che l'hanno fatto solo per favorirla. Potete pure, mentre siete in vita, mettere nelle sue mani del contante oppure delle cambiali di cui foste in possesso, pagabili al portatore. Dio mio, non dovete tormentarvi per questo. Se venite a mancare, figlio mio, non voglio più restare al mondo. Mimmina! Oh sì, amico mio, se avrò la sventura di perdervi, per me la vita non sarà più niente. Amor mio, verrò sui vostri passi, perché sappiate l'affetto che ho per voi. Spezzate il cuore, vi prego, fatevi coraggio. Sono un po' premature queste lacrime, non sono ancora a questo punto. Oh signore, non sapete cosa vuol dire un marito che si ama teneramente. Il più gran rimpianto, se vuoi, amor mio, è di non aver avuto un figlio da voi. Monsieur Fourgon mi aveva detto che uno me l'avrebbe fatto fare. Può ancora succedere. No, bisogna faccia testamento, amor mio, ma per precauzione voglio prima mettere nelle vostre mani 20.000 franchi d'oro che ho nascosto dietro il letto, i due cambiali al portatore che vi devono pagare monsieur Gérard e monsieur Damon. No, non ne voglio sapere. Quanto dite che c'è dietro il letto? 20.000 franchi, amor mio. Non parlatemi di denaro, vi prego. Di quanto sono le due cambiali? Una di 4.000 franchi, amor mio, e l'altra di 6. Tutte le ricchezze del mondo non sono niente, amico mio, al vostro confronto. Procediamo al testamento? Cosa? Procediamo al testamento. Ah, sì.
Ma sì, ma sarà meglio ritirarci nel mio studio. Amor mio, vi prego, accompagnatemi. Andiamo. Povero figlietto mio. Eccoli lì con un notaio. Vi ho sentito parlare del testamento. Non dorme mica la vostra madrina. E di sicuro è qualche cospirazione contro i vostri interessi che sta spingendo vostro padre. Risponga pure del denaro a suo capriccio. Perché non rispondete al mio cuore? Lo vedi, Monette, che violenze mi si preparano. Ti prego, non abbandonarmi questi frangenti. Abbandonarvi io? Preferirei morire. La vostra matrigna ha un bel prendervi per confidente e volervi tirare dalla sua. Non ho mai avuto simpatia per lei e sono sempre stata dalla vostra parte. Lasciate fare a me, mi varrò di tutto per servirvi. Ma per servirvi con più effetto voglio cambiare tattica. Nascondere la devozione che ho per voi e fingere di pensarla come vostro padre e la vostra matrigna. Ti scongiuro. Che cosa? Cerca di informare Creanta del matrimonio che l'ho combinato. No, per oggi è troppo tardi. Ma domani di buon mattino lo manderò a cercare. Toinette! Mi chiamano. Buonasera. Fidatevi di me. Cosa desidero? Voi! Oh, che sorpresa! Ma che cosa ci venite a fare qui? Conoscere la mia storia. Parlare con l'adorabile Angelica. Consultare il suo cuore. Chiederle cosa ha deciso su questo fatale matrimonio che mi hanno annunciato. Ma non si parla così di punto in bianco ad Angelica. Bisogna farlo in segreto. Vi è stato pur detto in che stretta sorveglianza tenuta e che non la si lascia né uscire né parlare con nessuno e che solo per la curiosità della vecchia zia ci fu accordato il permesso quella volta di venire a teatro dove ha visto la luce il vostro amore, ma ci siamo ben guardate dal parlare dell'accaduto. Perciò non vengo qui come Cleante nelle vesti di innamorato, ma come amico del suo maestro di musica che mi ha concesso di dire che sono ben sovece. Allontanatevi un istante che gli dico che siete qui.
Monsieur Proudhon, ma deve passeggiare ogni mattina su e giù per la camera, 12 volte su e 12 volte giù. Ma mi sono dimenticato di chiedergli se per lungo o per largo. Signore, c'è un signore che chiede di... Parla piano, Manigolda. Ti fa rintronare tutta la testa. Non ci pensi che non bisogna parlare così forte con degli ammalati. Ecco, dicevo, signore... Parla piano, t'ho detto! Ma cosa dici? Dico che c'è un signore che vuole parlare con voi! Che entri, bestia! Signore! Non parlate così forte, se non rintronate il cervello del signore! Signore, sono felice di trovarvi alzato e vedere che vi sentite meglio. E come si sente meglio? È tutto falso. Il signore si sente sempre male. Ho sentito dire che il signore stava meglio, poi gli trovo una bella cera. Ma che volete dire con la vostra bella cera? Il signore l'ha bruttissima ed è un bel insolente chi vi ha detto che stava meglio. Non si è mai sentito così male. Ha ragione. Cammina, dorme, mangia, beve come tutti, ma questo non gli impedisce di essere malatissimo. È tutto vero. Signore, me ne dispiace molto. Vengo da parte del maestro di canto della signorina vostra figlia. È stato costretto ad andare in campagna per qualche giorno e come intimo amico mi manda in sua vece per continuare le lezioni, per paura che un'interruzione le faccia dimenticare ciò che ha già imparato. Benissimo, chiamate Angelique. Ma credo sia meglio, signore, condurre il signore nella sua camera. No, che venga lei qui. Ma non potrà fare le lezioni come si deve se non stanno soli. Sì, invece. Signore, vi stordiranno. Nello stato in cui siete non ci vuole niente ad agitarvi e a intronarvi il cervello. Per niente. Ma insomma, io amo la musica. Capito? Anch'io conosco tutto della musica. Sarà un piacere per me. Ah, eccola qui, Angelina. Andate a mia moglie. Angelina, avanti, venite. E qui c'è il signore che il vostro maestro di musica è andato in campagna. E c'è qui questa persona che manda in sua vece per darvi lezione. Perché questa sorpresa? È che... Ma cos'è tanta agitazione? È che qui sopravviene, padre mio, un caso sorprendente. Come? Questa notte ho sognato che mi trovavo in una situazione difficilissima e che giungeva una persona in tutto identica al signore e che alla mia richiesta di aiuto è venuto a togliermi dall'affanno in cui ero e grande è stata la mia sorpresa a trovarmi inaspettatamente qui davanti quello che ho avuto in mente tutta la notte. Non è davvero un dispiacere occupare i vostri pensieri, siano essi del sonno o nella veglia, eh? E certo grande sarebbe la mia felicità se da qualche vostro affanno mi giudicaste degno di togliervi. E non c'è niente che non farei per... In fede mia, signore, adesso sto con voi e mi rimangio tutto quello che ho detto ieri. Ecco che Messie Diotorus padre e Messie Diotorus figlio vengono a farvi visita. Avrete un gran bel genero. State per vedere il giovane più bello del mondo e il più brillante. Avete solo due parole che mi hanno mandato in estasi e vostra figlia ne resterà incantata. Non andatevene, signore! Mi ricordo che tuo marito, mia figlia, proprio ora si conduce qui il promesso sposo. Lei non è ancora venuto. Ah, mi fa da un grande onore, signore, volervi testimone di un incontro così delizioso. Quindi un bravissimo medico, il matrimonio si farà per 4 giorni. Benissimo! Non sapere al tuo maestro di musica che sia presente alle nozze. Non mancherò. Siete invitato anche voi. È un grande onore. Andiamo. Su! Ti lasci da parte, arrivano! Thank you.
Monsieur Bourgon, dottore, mi ha proibito di scoprirmi la testa. Voi siete del mestiere, voi sapete le conseguenze. L'intento delle nostre visite è di portare aiuto ai malati e non portar loro un malato. Siamo qui, signor Thomas. Prendete i vostri ossequi. Su. È col padre che tocca cominciare, no? Sì. Signore, io vengo a salutare, riconoscere, amare e riverire in voi un secondo padre, ma un secondo padre al quale oso dire di sentirmi più debitore che al primo. Il primo mi ha generato, ma voi mi avete scelto. Lui mi ha accolto per obbligo, ma voi mi avete accettato per benevolenza. Quel che mi viene da lui è opera del suo corpo, ma quel che mi viene da voi è opera della vostra volontà. E quanto più le facoltà spirituali sono al di sopra delle corporali, tanto più io vi devo e tanto più stimo preziosa questa futura filiazione di cui oggi vengo a rendervi in anticipo i miei umilissimi, obbedientissimi amati. E viva le scuole da cui escono simili portenti! Andava bene, babbo! Ottimo! Salutate il Signore! Ah. Ho da baciare? Sì. Signora, a buon diritto vi si può chiamare novella madre. No! Perché se... Non è a mia moglie che state parlando, è a mia figlia. E allora dov'è? Sta arrivando. Aspetto che sia arrivata, babbo. Prendete intanto seguito alla signorina. Oh. Signorina. Non più e non meno della statua di Memnone, che mandava un suono armonioso quando veniva illuminata dai raggi del sole. Parimenti mi sento io animato da un dolce trasporto all'apparizione del sole e delle vostre bellezze. E come i naturalisti osservano che il fiore chiamato eliotropio si gira senza posa verso l'astro del giorno, così il mio cuore d'orinanzi si girerà sempre verso i risplendenti astri dei vostri adorabili occhi, come verso il suo unico polo. Permettete dunque, signorina, che oggi io deponga sull'altare del vostro fascino l'offerta di questo cuore, che non aspira e non ambisce ad altra gloria, signorina, che d'essere per tutta la vita il vostro umilissimo, obbedientissimo e fedelissimo servitore e marito. Ecco che cos'è studiare, si impara a dire delle gran belle cose. E voi? Cosa ne dite? Che il Signore fa prodigi e che se è buon medico quanto è buon oratore. Sarà un piacere essere tra i suoi malati. Ah, sicuro, sarà una cosa strabiliante se fa belle cure così come fa bei discorsi. Su, 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 la mia poltrona e sedia per tutti. Ah, sì. Figlia Maria, vuoi qui accanto a me? Tomà? Voi vedete, dottore, come tutti ammirano il vostro signor figlio e vi considero davvero fortunato di trovarvi un ragazzo così. Beh, signore, non perché sia suo padre, ma posso dire che ho motivo di essere contento di lui. Chiunque lo veda ne parla come di un ragazzo senza ombra di malizia. Non ha mai avuto un'immaginazione molto fervida, né quella vivezza di spirito che si nota in alcuni, ma proprio questo mi ha fatto ben sperare nel suo giudizio, requisito necessario all'esercizio della nostra arte. Da piccolo non è mai stato quel che si dice un bambino vispo e sveglio. Beh, lo si vedeva sempre tranquillo, pacifico, taciturno. Non diceva mai una parola, né giocava mai a quei giochi chiamati infantili. Beh, si è fatto una fatica da non credere, a insegnargli a leggere. A 9 anni non conosceva ancora l'alfabeto. Bene, dicevo fra me e me, gli arduo tardivi danno i frutti migliori. Più arduo incidere sul marmo che sulla sabbia. Ma le cose vi si conservano più a lungo. E questa
lentezza a capire, questo torpore della fantasia è segno di molto giudizio futuro. Beh, quando lo mandai a scuola gli costò fatica, ma davanti alle difficoltà si impuntava e gli insegnanti me lo davano spesso la diligenza e il lavoro, e infine a forza di battere il ferro è arrivato gloriosamente ad avere la sua laurea. E posso dire senza vanità che in questi ultimi anni di studio non c'è candidato che abbia fatto più scalpore di lui in tutte le dispute della nostra facoltà, dove si è reso temibile. Non lascia passare tesi senza argomentare subito ad oltranza l'enunciato contrario. Ma quel che più mi piace di lui sopra ogni cosa, e qui segue il mio esempio, è che si aggrappa ciecamente alle opinioni dei nostri garbutti e mai ha voluto ascoltare o capire le ragioni e gli esperimenti delle pretese scoperte del nostro secolo riguardo la circolazione del sangue o altre opinioni della stessa risma. Contro i circolazionisti ho sostenuto una tesi che, col permesso del signore, oso offrire alla signorina come dovuto omaggio delle primizie del mio intelletto. Signore, per me è una prezzo inutile, non me ne intendo di queste cose. Andate qua, può sempre tornare buono per la figura, è bellissimo. Servirà ad addobbare la nostra camera. Ancora, col permesso del signore, vi invito a venire a vedere uno di questi giorni per divertirmi la dissezione di una donna su cui devo argomentare. E beh, sarà un gran bel divertimento, eh? C'è chi la fidanzata la invita a teatro, ma invitare a una dissezione è molto più galante. In quanto ai requisiti necessari per il matrimonio e la procreazione, vi assicuro che è come lo si può desiderare in base alle regole dei nostri dottori. La sua capacità riproduttiva è nella norma e ha la costituzione che ci vuole per procreare figli in buono stato. È vero, Tomà? Non avete mai pensato, dottore, di spingerlo a corte? No. E fargli avere là una carica di medico? No? No. Perché? Insomma... Come? Per dirvelo francamente, con l'aristocrazia la nostra professione non mi è mai sembrata piacevole. No, no, ho sempre ritenuto che fosse meglio fermarsi al popolo. Il popolo è alla mano, non dovete rendere conto a nessuno delle vostre azioni. E purché ci si attenga alle regole della nostra arte, non si sta in ansia per ciò che può accadere. La cosa più fastidiosa con l'aristocrazia è che quando si ammalano vogliono assolutamente che i medici li guariscano. Oh, ma questa è bella! Sono proprio degli insolenti a volere che voi altri signori li facciate guarire. Non gli state mica appresso per questo. Non ci state che per ricevere stipendi e prescrivere farmaci. Tocca a loro guarire se possono. Dalle qua. Nostro primo dovere è di trattare le persone secondo le regole. Su, avanti voi! Cosa state di fermo? Venite qui! Avanti! Fate cantare un po' mia figlia per i nostri ospiti! Avanti! Aspettate i vostri ordini, signore! E avrei pensato, per divertire gli ospiti, di cantare con la signorina una scena da una breve opera appena composta. Ecco qua la vostra parte. Io? Non rifiutatevi, per favore. Lasciate che vi spieghi com'è la scena che dobbiamo cantare. Io per cantare non ho voce, ma è sufficiente che mi faccia sentire. E mi si vorrà perdonare, data la necessità in cui mi trovo, di far cantare la signorina. Che volete? Che volete? Cosa c'è? Oh.
Si tratta propriamente di una breve opera a soggetto e sentirete cantare soltanto della prosa cadenzata. Una specie di verso libero, quale la passione e la necessità possono far trovare a due persone che dicono le cose a modo loro e parlano a braccio. Benissimo, sentiamo. Ecco l'argomento della scena. Un pastore stava seguendo attentamente gli incanti di uno spettacolo che era appena cominciato quando la sua attenzione fu distratta da un rumore che sentì vicino a lui. Si volta e vede un bruto che maltrattava con parole proterve una pastorella. Subito prende le difese di un sesso a cui tutti gli uomini devono rispetto e dopo aver punito il bruto della sua protervia si rivolge alla pastorella e vede una giovane che dagli occhi più belli che avesse mai veduto versava quelle che gli parvero le lacrime più belle del mondo. Ahimè, disse a se stesso, si può oltraggiare una creatura così amabile? E quale barbaro, quale essere inumano non si sarebbe commosso per lacrime simili? Si premura di fermarle quelle lacrime che gli paiono così belle e l'amabile pastorella si premura a sua volta di ringraziarlo del suo modesto servizio. Ma in modo così incantevole, così tenero e così appassionato che il pastore non può resistervi e ogni parola, ogni sguardo è una freccia di fuoco che gli penetra in cuore. Che cosa può meritare le amabili parole di un ringraziamento siffatto, diceva, e che non si vorrebbe fare? A quali servigi, a quali pericoli non si sarebbe estasiati ad andare incontro per guadagnarsi da un'anima così riconoscente un solo istante di quelle commoventi dolcezze? Lo spettacolo si svolge per intero senza che lui vi presti alcuna attenzione, ma si lamenta che è troppo corto, perché la fine lo separa dalla sua adorabile pastorella. E da quel primo incontro, da quel primo momento, porta in sé quanto può avere di più violento, un amore di anni e anni. Eccolo subito sentire tutti i mali dell'assenza, tormentato da non vedere più quel che ha veduto così poco, fa di tutto per ridarsi quella vista di cui conserva notte e giorno un ricordo così caro, ma la grande soggezione in cui è tenuta la pastorella glielo rende impossibile. La violenza della sua passione lo induce a chiedere in moglie l'adorabile beltà senza cui non può più vivere e non tiene da lei il permesso con un biglietto che abilmente le fa avere, ma proprio allora lo si avverte che il padre della sua bella ha concluso le nozze con un altro e che tutto è pronto per celebrarle. Immaginate che colpo crudele al cuore di questo triste pastore. Non può sopportare la terribile idea di vedere tra le braccia di un altro la sua adorata. E la disperazione fa trovare al suo amore il modo di introdursi in casa della pastorella per conoscerne i sentimenti, per sapere da lei il destino cui deve predisporsi. Ritrova i preparativi di quanto teme. Lì vede arrivare l'indegno rivale che i capricci di un padre oppone alle tenerezze del suo amore. Lo vede trionfante quel rivale ridicolo accanto all'amabile pastorella, come accanto a una sicura conquista.
E questa vita gli dà una collera che lui padroneggia a stento. Getta sguardi struggenti alla sua adorata. E il rispetto che le porta e la presenza del padre gli impediscono di parlare se non con gli occhi, ma infine spezza ogni soggezione. E lo slancio amoroso lo obbliga a parlare così. Mia bella figlia, troppo soffrire, cessi il silenzio, parlatemi infine. Ditemi dunque il mio destino, ho da vivere, ho da morire. Voi mi vedete tirsi, mesta e triste, per l'Imeneo che via tanto sconvolto, gli occhi al cielo vi guardo, sospiro, e questo è dirvi molto. Uè, non pensavo che mia figlia fosse così brava da cantare così a prima vista, senza esitazione. Mia bella figlia, ahimè, ahimè, la buona sorte vorrà mai che tirsi con il suo amore trovi posto dentro il vostro cuore. Come tacere in un caso si grama? Sì, tirsi, io vi amo. O parola gradita, mio Dio, l'ho ben sentita, riditela e ogni pena sia bandita. Sì, tirsi, io vi amo. Di grazia ancora, figli. Io vi amo. E ancora. Io vi amo. Mille volte. Io vi amo. Santatevi. Sì, sì, io vi amo. Dei re che avete tutti ai vostri piedi, si può accostare al mio il vostro piacere, ma figli, la dolcezza mi turba un'ansia forte, un rivale, un rivale, un rivale. Lo odio più della morte, e come a voi la sua vista mia è supplizio crudele. Un padre i suoi voti vi vuole asservire. Meglio, meglio morire, meglio morire piuttosto che consentire. Meglio morire, meglio morire. E che dice il padre di tutto questo? Non dice niente. È un padre scemo, quel padre. Per ascoltare tutte queste scemenze senza dire niente. Oh, amore mio. No, 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 basta così. Questa commedia è un pessimo esempio. Ah, il pastore Tirsi è un insolente. La pastorella figlia è un impudente a parlare in questo modo davanti al padre. Avanti, mostratemi quel foglio. Ma dove sono le parole che avete detto? Qui non c'è scritta che la musica. Non lo sapete, signore, che si è trovato da poco il sistema di scrivere in note anche le parole? Va benissimo. Vi saluto, signore, e arrivederci. Avremmo fatto volentieri a meno di questa insolente di un'opera. Pensavo di divertirvi, eccellenze, non ti metto. Oh, ecco mia moglie. Amor mio, amor mio. Ecco i figli del signor Via Flavis. Ah, signora, a buon diritto vi si può chiamare novella madre, poiché si vede sul vostro viso. Signore, sono molto lieta di essere arrivata in tempo per avere l'onore di incontrarvi. Poiché si vede sul vostro viso.
poiché si vede sul vostro viso. Signore, mi avete interrotto nel bel mezzo del periodo e questo mi ha offuscato la memoria. Ma riservatelo per un'altra volta. Avreste dovuto essere qui, amore mio, un momento fa. Ah, signora, vi siete persa niente meno che un secondo padre, la statua di Memnone e il fiore chiamato Eliotrofio. Tu, figlia mia, avanti. Date la mano al signore e promettetevi a lui come a un marito. Padre mio. Beh, cosa vuol dire padre mio? Ma dimmi. Di grazia, non precipitate le cose. Dateci almeno il tempo di conoscerci e di veder nascere in noi quella inclinazione reciproca così necessaria per formare una perfetta unione. Quanto a me, signorina, mi è già nata dentro tutta quanta. E non ho bisogno di aspettare di più. Se voi siete pronto, signore, così non è per me. E vi confesso che il vostro merito non mi ha ancora fatto abbastanza impressione. Beh, potrà accadere con comodo quando sarete sposati. Padre, datemi del tempo, ve ne prego. Il matrimonio è una catena che non si deve mai imporre a un cuore con la forza. E se il signore è un gentiluomo, non deve voler prendere una persona che sarebbe sua per costrizione. Delego conseguenza, signorina. Posso essere un gentiluomo e volervi ben prendere dalle mani del vostro signor padre. È un pessimo modo di farsi amare da qualcuno, il fargli violenza. Leggiamo negli antichi, signorina, che l'uso era di togliere con la forza dalla casa del padre le giovani che si conducevano a nozze, perché non fosse palese il loro consenso a convolare nelle braccia di un uomo. Gli antichi sono gli antichi, signore, e noi siamo di adesso. Le finzioni non sono necessarie nel nostro secolo e quando ci piace un matrimonio sappiamo andarci benissimo senza farci trascinare. Abbiate pazienza. Se mi amate, signore, dovete volere tutto quello che voglio io. Sì, signorina, sei nell'interesse esclusivo del mio amore. Ma la grande prova d'amore è sottomettersi alla volontà dell'amata. Distinguere a parte, signorina! Se non c'entra il possesso, consensi. Ma se c'entra, delego. Avete un bel discutere. Il signore, fresco fresco di scuola, vi metterà sempre nel sacco. Ma perché resistere tanto e rifiutare la gloria di essere legata al corpo accademico? Forse ha qualche innamoramento per la testa. Se l'avessi, signora, sarebbe quale la ragione e l'onestà me lo potrebbero consentire. Poi io qui ci faccio una bella figura. Se fossi voi, figlio mio, non la costringerei a sposarsi. So ben io quel che farei. Signora, so cosa volete dire e la benevolenza che avete per me. Ma forse i vostri consigli non avranno la fortuna di essere messi in atto. Il fatto è che le figlie davvero giudiziose e oneste come voi se ne infischiano di essere obbedienti e sottomessi al volere del padre. Questo andava bene una volta. Il dovere di una figlia ha dei limiti, signora. E la ragione e le leggi non estendono ogni genere di cose. Vale a dire che al matrimonio ci pensate e come. Ma lo sposo me lo volete scegliere voi? Se mio padre non vuole darmi un marito che mi piaccia, lo scongiurerò almeno di non costringermi a sposarne uno che non possa amare. Signori, io vi chiedo scusa di tutto questo. No, guardate, proprio... E chi si sposa c'è sempre uno scopo. Quanto a me, che voglio un marito soltanto per amarlo sinceramente e che aspiro a dedicarmi unicamente a lui per tutta la vita. Ho cura, vi confesso, di usare qualche cautela. Ce ne sono che prendono marito soltanto per sottrarsi alla soggezione dei genitori e poter fare tutto quello che vogliono. E ce ne sono, signora, che del matrimonio fanno una questione di puro interesse, che si sposano solo per ottenere delle rendite, per arricchirsi alla morte di quelli che sposano, e passano di marito in marito senza scrupoli per appropriarsi di quello che lasciano. Costoro, a dire il vero, non si fanno tanti problemi e guardano poco la persona. Oggi vi trovo di risposta assai pronta. E vorrei proprio sapere cosa volete dire. Mia signora, che potrei voler dire se non quel che dico? Siete così stupida, mia cara, che non vi si può più sopportare. Mi piacerebbe molto, signora, indurmi a rispondervi qualche insolenza, ma vi avverto che non mi presterò al vostro gioco. Non ha confronti la vostra sfrontatezza. No, signora, avete un bel dire. E voi avete un orgoglio ridicolo, una presunzione insolente che fa arricciare il naso a tutti quanti. Tutto questo, signora, non servirà a niente. Mi comporterò saggiamente a dispetto vostro e per togliervi la speranza di poter arrivare dove volete, mi toglierò la vostra vista. Ascolta! Chiedi di poter entrare oggi, o il signore, o il convento! Non ti preoccupare,
Sistemo tutto io, eh. Mi dispiace lasciarvi, signor mio. Poi in me non posso sentire. Tornerò presto, mi andate. Sprighi, quello che sappiamo. Addio! Addio! Oh, mio Dio! Ecco una donna che mi ama. È da non credere. Signore, noi prendiamo congedo. Dottore, ditemi un po' come sto. Tomà? Prendete l'altro braccio del signore per vedere se sapete dare una buona valutazione del suo polso. Quid refers? Refero che il polso del signore è il polso di una persona che non sta affatto bene. Giusto. Che è turioscolo, per non dire duro. Benissimo. Ribattente. Recte. Ed anche un po' caprioleggiante. Ottime. Cosa che denota un disordine nel parenchima splenico, cioè la milza. Benissimo. No, questo furgone dice che è il fegato che è ammalato. Chi dice parenchima dice l'uno e l'altra, a causa della stretta simpatia che c'è fra di loro in virtù del vas breve del pilone e spesso dei meati coledochi. Ti avrà prescritto senza dubbio di mangiare molto arrosto. No, solo bollito. Arrosto, bollito, stessa cosa. Prescrizioni molto prudenti. Non potreste trovarvi in mani migliori. Dottore, quanti grani di sale si deve mettere in un uovo? 6, 8, 10. A numeri pari. Come le medicine, a numero dispari. Arrivederci, dottore. Figlio mio, prima di uscire, vengo a informarvi di una cosa a cui occorre che facciate attenzione. Passando davanti alla camera di Angelique, ho visto un giovane con lei, che se l'è filata appena mi ha visto. Un giovane con mia figlia? Sì, la vostra figlia più piccola, Louison, era con loro e potrà dirmene qualcosa. Mandatemela qui, amor mio, mandatemela qui! Ah, la sfrontata! Non mi sorprende più la sua resistenza. Che cosa volete, papà? La matrigna mi ha detto che mi cercavate. Sì, venite qua. Ah, venite in fretta, brava, brava. Fate in fretta. Avanti. Avanti. Voltatevi. Alzate gli occhi. Guardatemi. Cosa, papà? Ciò! Cosa? Non avete niente da dirmi? Vi dirò, se volete, per togliervi la noia, il racconto di Pelle d'Asino, oppure la favola del corvo e della volpe, che mi hanno insegnato da poco. Ah, non è questo che chiedo. Allora cosa? Mascherina, sapete bene quello che voglio dire? No, papà mio, scusatemi. È così che mi ubbidite. Come? Non vi avevo raccomandato di venire subito a dirmi tutto quello che vedete. Sì, papà. E l'avete fatto.
Sì, papà, sono venuta a dirvi tutto quello che ho visto. E oggi non avete visto niente? No, papà. No? No, papà. Sicura? Sicura. È sicura, è brava, sì, sicura. Adesso me lo farò vedere io, qualcosa. Mamma mia, non avete visto un uomo in camera di vostra sorella, eh? Mamma adesso mia! Adesso insegno io a mentire, eh? Ah, mamma mia, mi chiedo perdono. Mia sorella mi aveva detto di non dirmelo, ma ora vi dirò tutto. Prima bisogna che mi frusti per aver mentito, poi si vedrà. Perdono, papà mio. No, no. Povero papà mio, non frustarmi. Non farò. In nome di Dio, papà mio, non faccio. So, so. Papà mio, mi avete fatto male. Aspettate. Sono morta. Oh mio Dio. Luisotto. Oddio mio, Luisotto. Oh, povero me. Miserabile, cosa ho fatto? Maledette verghe. Un cancro alle verghe. Oh, la mia piccolina. La mia povera Luisotto. Oh, Dio mio. Su, papà mio. Non piangete tanto. Non sono morta del tutto. Ah, guarda un po' questa furbetta. Ma sì, ma sì. Per questa volta vi perdono. A patto che mi diciate tutto per bene. Sì, papà mio. Però badate, seduta, seduta. Badate, che c'è un mignolo che sa tutto. Lo vedete qua? Ecco, mi dirà se mentite. Però, papà mio, non dite a mia sorella che ve l'ho detto. No, no. Che è venuto un uomo, papà, nella camera di mia sorella, mentre ero lì. E allora? Gli ho chiesto di chi chiedeva, e lui mi ha detto che era il suo maestro di canto. Ecco com'è. E allora? Dopo è venuta mia sorella. E allora? Gli ha detto, uscite, 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 Dio mio, uscite, mi rendete tutto difficile. E allora? Ma lui non voleva mica uscire. E che cosa le diceva? Le diceva tante di quelle cose. Tante cose? Quali cose? Così, cos'ha, che l'amava tanto, che era la più bella del mondo. Che era la più bella del mondo? E poi dopo? E poi dopo si metteva in ginocchio davanti a lei. E poi dopo? E poi dopo le baciava le mani. E poi dopo? E poi dopo la matrigna si è affacciata alla porta e lui è scappato. Non c'è altro? No, papà. Però aspettate, il mignolo borbotta qualcosa. Il mignolo mi dice che qualcosa avete visto e non m'avete detto. Ah, papà mio, il vostro mignolo bugiardo. Badate! No, non credete, gli mente, ve l'assicuro. Si vedrà. E adesso andate. E state attenta a tutto. Andate. Bambini, che giornata, non ho avuto neanche il tempo di pensare alla mia malattia, veramente non ne posso più. Allora, fratelli, che c'è? Come state? Ah, fratello, malissimo. Come malissimo? Ho una debolezza da non credere. È davvero spiacevole. Non ho nemmeno la forza di parlare. Ero venuto qui, fratello, a proporvi un partito per mia nipote Angelica. No, non parlate di quella sciagurata. È una malandrina, un'insolente, una sfrontata, che chiuderò in convento entro 3 giorni. Mi fa piacere che vi tornino le forze e che la mia visita vi faccia bene. Beh, ne
Ne parliamo dopo. Fratello, che ne dite? Vi va se parliamo un po' fra noi? Con pazienza, fratello. Torno subito. Aspettate, signore. Non ci pensate che non potete camminare senza bastone? Hai ragione. Per favore, non rinunciate a difendere vostra nipote. Userò ogni mezzo perché ottenga quello che desidera. Bisogna assolutamente impedire questo assurdo matrimonio che si è messo in testa. Io avevo pensato fra me e me che avrebbe fatto proprio al caso nostro poter introdurre qui un medico scelto da noi che gli mettesse in antipatia il suo monsieur Furgon e ne screditasse il comportamento. E non avendo nessuno a portata di mano, ho deciso di fare uno scherzo di testa mia. In che modo? È un'idea bizzarra che avrà forse più fortuna che senso. Ecco il nostro uomo. Lasciate fare a me. Voi agite per conto vostro. Permettetemi prima di tutto di chiedervi, fratello, di non scaldarvi durante la nostra conversazione. Deciso. Di rispondere senza ostilità alle cose che potrò dirvi. E di discutere le nostre faccende con animo del tutto spassionato. Io sì, quanti preamboli. Com'è, fratello, che con tutta la vostra ricchezza e con una sola figlia, perché non conto la piccola, dico, com'è che parlate di mandarla in convento? E com'è, fratello, che sono padrone in casa mia di fare quello che mi pare e mi piace? Vostra moglie non manca di consigliarvi che vi liberiate in questo modo delle due figlie e non ho alcun dubbio che sarebbe felice, per spirito di carità, di vederle buone monache tutte e due. Ci siamo, ecco subito messi in mezzo quella poveretta. È lei che fa tutti i mali. È con lei che tutti se la prendono. No, fratello, lasciamola stare. È una moglie che ha le migliori intenzioni del mondo per la vostra famiglia, che non pensa minimamente al suo interesse, che per voi ha una tenerezza prodigiosa e per le vostre due figlie un affetto e una benevolenza inimmaginabili. Questo è sicuro. Non parliamone neanche. E torniamo alla ragazza. A che scopo, fratello, volete darla in moglie al figlio d'un medico? Allo scopo, fratello, di procurarmi il genero che mi occorre. Il fatto è che, fratello, non fa il caso di vostra figlia e le si offre un partito più adatto per lei. Sì, ma questo, fratello, è più adatto per me. Ma il marito che deve prendere deve essere, fratello, per lei o per voi? Deve essere, fratello, per lei e per me. Io voglio mettermi in famiglia le persone di cui ho bisogno. Per la stessa ragione, se la vostra piccolina fosse grande, le dareste per marito un farmacista. Perché no? Ma è possibile che siate sempre fissato con i farmacisti e coi medici e che vogliate essere malato a dispetto di uomini e natura? Com'è che la pensereste, fratello? Penso, fratello, che non conosco un uomo meno malato di voi. E che non potrei desiderare un fisico migliore del vostro. La più bella prova che state bene è che avete un organismo perfetto e che per quanta cura ci avete messo non siete riuscito a rovinare la vostra buona costituzione e che non siete morto con tutte le medicine che vi hanno fatto prendere. Ma lo sapete, fratello, che è proprio così che mi conservo. Monsieur Furgon dice che soccomberei in 3 giorni se lui non si prendesse cura di me. Se non ci state attento, si prenderà tanta cura di voi che vi spedirà all'altro mondo. Ma ragioniamo un po', fratello. Voi dunque non credete alla medicina? No, fratello, né penso sia necessario crederci per stare bene. Come? Voi non date credito a una cosa valorata da tutti e che in ogni secolo è stata rispettata? Lungi dal dargli credito, la trovo, detto fra noi, una delle più grandi follie dell'umanità. E a guardare le cose con filosofia, non vedo buffonata più divertente, non trovo niente di più ridicolo
Un uomo che vuole impicciarsi di guarirne un altro. Ma perché non volete, fratello, che un uomo possa guarirne un altro? Per la ragione che gli ingranaggi di questa nostra macchina, fratello, sono tuttora dei misteri di cui gli uomini non capiscono un accidente. E la natura ci ha messo davanti agli occhi dei veli troppo spessi per distinguerci qualcosa. Allora, secondo voi, fratello, i medici non sanno niente? Ma sì, fratello, sanno per lo più disquisitezze letterarie. Sanno parlare in buon latino, sanno dire il nome greco di tutte le malattie, definirle, classificarle. Ma quanto a guarirle, non sanno proprio un bel niente. Ma pure persone sagge, intelligenti come voi ce ne sono. E vediamo che nella malattia ricorrono ai medici tutti quanti. Questo prova la debolezza umana, non la verità della loro arte. Ma i medici devono ben crederci dal momento che se ne servono per loro stessi. Perché alcuni di loro condividono le credenze del volgo e le mettono a profitto, mentre altri le mettono a profitto senza condividerle. Il vostro Messie Burgon, ad esempio, non gioca d'astuzia. Egli è un uomo tutto medico, dalla testa ai piedi, un uomo che crede alle sue regole più che a tutte le dimostrazioni della matematica e riterrebbe un crimine sottoporle a verifica, che non vede niente di oscuro nella medicina, niente di difficile, niente di problematico, e che con la furia della prevenzione, l'accanimento della fede e la rozzezza del buonsenso ci dà dentro con purganti e salassi senza dubitare un solo istante. Ma non bisogna volergliene per quello che vi potrà fare, è assolutamente in buona fede che vi spedirà all'altro mondo. E uccidendovi non farà che quello che ha fatto a sua moglie e ai suoi figli e che al bisogno farebbe a se stesso. Voi avete il dente avvelenato contro di lui, fratello. Ma veniamo al punto. Cosa si deve fare quando si è ammalati? Niente, fratello mio. Niente? Niente. Poi niente. Non c'è che da restare tranquilli. Oh, sì. La natura, quando la lasciamo fare, si tira fuori da sola, piano piano, dal disordine in cui è caduta. È la nostra inquietudine, è la nostra impazienza che rovina tutto. E gli uomini muoiono quasi tutti per via dei farmaci, non per via delle malattie. Ma, eppure bisogna ammettere che certe cose possono aiutare questa natura. Dio mio, fratello, sono illusioni di cui amiamo pascerci. Si sono sempre insinuate tra gli uomini tante belle fantasie in cui arriviamo a credere perché ci lusingano e vorremmo che fossero... Quando un medico vi parla di dare aiuto, soccorso o sollievo alla natura, di toglierle quello che le nuoce, di darle quello che le manca, di ristabilirla e riportarla alla sua piena funzionalità. Quando vi parla di riparare il fegato, di rettificare le viscere e il cervello, di avere dei segreti per allungare la vita di molti anni, vi dice esattamente le favole della medicina. Ma quando arrivate alla verità e all'esperienza, di tutto questo non resta più niente. E accade come con quei bei sogni che a risveglio ti lasciano solo il dispiacere di averci creduto. Come a dire che tutta la scienza del mondo era chiusa nella vostra testa e volete saperne più dei grandi medici del nostro secolo. Oh, i vostri grandi medici, nelle parole sono una persona, nelle azioni un'altra. Sentiteli parlare, i più esperti del mondo, guardateli fare, i più ignoranti fra gli uomini. Siete un gran dottore, mi piacerebbe ci fosse più qualcuno di quei medici a rintucciare le vostre argomentazioni, a chiudervi il becco. Io, fratello, non mi sono mica assunto il compito di combattere la medicina. Ognuno ha suo rischio e pericolo, creda quel che gli pare, quello che dico resta solo fra noi. Mi auguravo di togliervi un po' dall'errore in cui siete e per divertirvi portarvi a vedere una delle commedie di Molière su questo argomento. Sì, sì, tocca a lui, sì, è proprio un bel impertinente quel vostro Molière con le sue commedie. Proprio una bella cosa prendere in giro galantuomini come i medici. Ma sono i medici che prende in giro il ridicolo della medicina. Tocca a lui dettare le regole della medicina. Che gran babbeo, che gran impertinente. Scherzare su consulti e prescrizioni, prendersela con la classe dei medici e andare a mettere sulla scena persone venerabili come loro. Volete che ci metta se non le diverse professioni degli uomini? Ci mettono ogni giorno principi e re che sono di gran casato quanto i medici. Ma col diavolo! Fossi uno di quei medici, mi vendicherei della sua impertinenza e quando si ammala lo lascerei morire senza soccorso. Avrebbe un bel dire e un bel fare, non gli prescriverei il benché minimo salasso, il benché minimo clistere e gli direi crepa, 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 così impari a prendere in giro il corpo accademico. Siete proprio in collera con lui. È uno sconsiderato, e se i medici hanno cervello faranno quello che dico io. Avrà ancora più cervello dei vostri medici. Perché non chiederà di essere soccorso. Peggio per lui se non ricorre ai farmaci. Ma le sue buone ragioni per non volerne. Sostiene che sono permessi solo a persone robuste e prestanti, con un sovrappiù di forze per sopportare i farmaci, oltre che la malattia. Ma che quanto a lui, ha giusto la forza per sopportare il suo male. Ma che ragionamenti stupidi, guardate, fratello. Non parlate più di quell'uomo, se no mi si scalda la bile. D'accordo. Fareste tornare il mio male. D'accordo, fratello. E per cambiare discorso, vi dirò.
che non dovete, per qualche resistenza che vi fa vostra figlia, prendere la decisione precipitosa di mandarla in convento, che per la scelta di un genero bisogna che non vi facciate trascinare ciecamente dalla vostra passione, e che ci si deve un po' adattare in casi non rispetti all'inclinazione della figlia, visto che è per tutta la vita e ne dipende tutta la felicità di un matrimonio. Ah, un po' di pazienza, fratello. Torno subito. Come? E che volete fare? Quel piccolo cristiano, ci metto un attimo. Ma state scherzando? Non potete stare neanche un momento senza il trocchino e senza medicine. Rimandatelo a più tardi e datevi un po' di fregua. Monsieur Florent, a stasera o a domattina. Cosa vi mischiate di opporvi alle prescrizioni della medicina e di impedire al Signore di farsi il mio clistere? Una bella impudenza la vostra. Su via, signore, si vede bene che non è alle facce che voi siete solito parlare. Non ci si deve prendere gioco così dei farmaci e farmi perdere tempo. Sono venuto qui su regolare prescrizione e dirò a Monsieur Purgot che mi è stato impedito di seguire i suoi ordini e di svolgere le mie funzioni. Vedrete! Ah, vedrete! Vedrete! Oh, fratello, succede una tragedia. Una grande tragedia di non farsi un intero clisma prescritto da Monsieur Purgot. Per l'ennesima volta, fratello, possibile che non ci sia modo di guarirvi dalla malattia dei medici e che vogliate stare seppellito per tutta la vita nei loro parti? Fratello, voi parlate così perché state bene, ma se foste al mio posto usereste tutt'altro linguaggio. È facile attaccare la medicina quando si è in buona salute. Ma che male avete? Volete farmi arrabbiare? Vorrei che aveste voi il mio male e mi dovreste stare tanto a blaterare. Ecco, se Purgone. Ne ho appena saputo delle belle giù alla porta, che qui ci si fa gioco delle mie prescrizioni e ci si è rifiutati di prendere il farmaco che avevo ordinato. Monsieur Purgot! È una grandissima impudenza, una ribellione inaudita di un malato contro il proprio medico. È spaventoso! Un clistere che mi ero compiaciuto di comporre io stesso. Lo sono io! Inventato e preparato a regola d'arte. Impersonabile! Che avrebbe fatto sul viscero un effetto meraviglioso. Mio fratello! Mandarlo indietro con disprezzo. È lui! È un'azione spropositata. Verissimo! Un attentato madornale contro la medicina. Lui è la causa! Un crimine di lesa facoltà che non sarà mai punito abbastanza. Avete ragione! Vi dichiaro che rompo ogni rapporto con voi. Mio fratello. Che non voglio più parentele con voi. Fate bene. E per chiudere ogni relazione con voi, ecco la donazione che faceva mio nipote per il matrimonio. Ma mio fratello mi ha fatto tutto il male. Disprezzare il mio clistere. Andatela a prendere, ve lo farò adesso. Vi avrei potuto guarire in men che non si dica. Non lo merita. Vi avrei potuto nettare il corpo ed evacuare completamente gli umori cattivi. Ah, fratello mio. E bastava una dozzina ancora di medicine per vuotare il fondo del sacco. È indegno delle vostre cure. Ma poiché non avete voluto guarire grazie alle mie mani. Non è colpa mia. Perché mi siete sottratto all'obbedienza che si deve al proprio medico. La gravità la vende. Perché vi siete dichiarato ribelle ai farmaci che vi prescrivevo. Ma niente affatto. Da dirvi che vi lascio la vostra cattiva complessione, al disordine delle vostre viscere, alla corruzione del vostro sangue, alla sprezza della vostra bile e al feciume dei vostri umori. Svegli! Oddio mio! E voglio che in 4 giorni vi riduciate in uno stato incurabile. Misericordia! Che cadiate nella bradipersia! Dalla bradipersia nella dispepsia! Dalla dispepsia nell'apepsia! Dall'apepsia! Sia nella lienteria, dalla lienteria della dissenteria, dalla dissenteria dell'idropisia e dall'idropisia dell'agonia e poi via per colpa della vostra follia. Oh Dio mio, sono morto. Fratello, mi avete rovinato. Cosa? Che c'è? Non ne posso più. Sento già che la medicina si vendica. Fratello, voi siete matto.
E ho buone ragioni per volere che nessuno vi veda fare quello che fate. Svegliatevi un poco, vi prego, rientrate in voi, non cedete così all'immaginazione. Avete sentito di che malattia inaudita mi ha minacciato? Ma che credulone che siete! Dice che in 4 giorni diventerò incurabile! Ma quello che dice cambia forse le cose! È un oracolo che ha parlato! Ma sentir voi sembra che Messie Furgon tenga in mano il filo dei vostri giorni e che dall'alto della sua autorità ve lo allunghi o ve lo accorci come gli pare. Provate a pensare che i principi della vostra vita sono in voi stesso e che la furia di Messie Furgon è tanto poco in grado di farvi morire quanto i suoi farmaci di farvi vivere. Ecco un'occasione, se volete, per disfarvi dei medici. Oppure, se proprio non potete farne a meno per natura, fratello, potete facilmente trovarne un altro che vi faccia correre meno rischi. Fratello, lui sa tutto della mia costituzione. Lui sa come guidarmi. Devo riconoscere che siete molto ostinato e che vedete le cose con occhi ben strani. Signore, c'è un medico che vuole vedervi. E che medico è? Un medico della medicina. Io ti sto chiedendo chi è. Ma io non lo conosco, ma ci assomigliamo come 2 gocce d'acqua. E se non fossi sicura dell'onestà di mia madre, direi che potrebbe essere un mio fratello più piccolo, nato dopo la morte di mio padre. Fammi entrare, avanti. Eccovi, servito a dovere. Il medico vi lascia. Un altro si presenta. Fratello, io ho paura che voi siate cause di qualche gran disgrazia. Ancora? Battete sempre su quel tasto. Vedete, mi sono rimaste sullo stomaco tutte quelle malattie che non conosco. Signore, compiacetevi che vengo a farvi visita e offrirvi i miei piccoli servizi per tutti i salassetti e le furghe di cui avrete bisogno. Signore, io sono vostro servo. Bene. In fede mia è tua netta in persona. Oddio. Signore, vi chiedo scusa, ho dimenticato di dare una commissione al mio valletto. Torno subito. Ma non direste che è proprio tua netta? In effetti la somiglianza è grandissima, ma non è la prima volta che si vede questo genere di cose. Le cronache sono piene di simili scherzi della natura. Ma io sono sbalordito. Che volete, signore? Come? Come? Non mi avete chiamato? Come? No, io non ti ho chiamato. Allora mi sarà fischiate le orecchie. No, stai qui tu. Tu stai qua. Non posso, io l'ho visto là dentro intanto. E poi ho il mio da fare. Ma da fare? Io se non li vedessi tutti e due direi che sono uno solo. Ho letto cose sorprendenti su queste somiglianze, sì. E ne abbiamo visto ultimamente che hanno tratto tutti in errore. No, questa a me mi avrebbe tratto in errore. Avrei giurato che sono una persona sola. Signore, vi chiedo scusa di tutto cuore. Ma è stupefacente. Spero non vogliate disapprovare la mia curiosità di vedere un malato illustre come voi. La vostra fama che arriva dappertutto può scusare la libertà che mi son preso. Io sono vostro servo. Vedo, signore, che mi state fissando. E quanti anni pensate che abbia? Che possiate avere al massimo. Sì? 37, 38 anni, ecco. Ne ho 90. 90? Sì. Voi vedete un effetto dei segreti della mia arte di conservarmi così fresco e prestante. Un bel giovane gagliardo per i suoi 90 anni. Sono un medico senza fissa dimora. Vado di città in città, di provincia in provincia, di regno in regno, a cercare soggetti all'altezza della mia bravura, a trovare malati degni della mia cura che sappiano valersi dei grandi e bei segreti che ho trovato nella medicina. Una sedia, per favore, qua. Io disdegno perder tempo con quell'insignificante guazzabuglio delle malattie consuete, quelle inezie di reumatismi e flussioni, quelle febbriciattole, quei vapori e quelle emicranie. Io voglio malattie di rilievo, sì. Belle febbri continue con delirio, belle febbri petecchiali, belle pesti, belle idrofisie avanzate, belle pleuriti con infiammazioni polmonari. È qui che c'ho gusto, è qui che trionfo. E io vorrei, signore, che voi aveste tutte le malattie che ho appena nominato, che foste abbandonato da tutti i medici, disperato in agonia, per mostrarvi l'eccellenza dei miei farmaci e il mio desiderio di servirvi. Prego, cosa fate su con la vita? Prego, datemi il polso e sedetevi. Sì. Qui giù il camicione, così. Ah, su dunque, battiamo come si deve.
Ah, ti farò andare io come ti compete. Questo polso fa l'impertinente. Si vede che non mi conosce ancora. Chi è il vostro medico? Monsieur Fourgon. No, non c'è questo nome nella mia lista di grandi medici. Di cosa dice che siete malato? Mi dice di fegato, altri dicono di milza. Sono tutti ignoranti. È di polmoni che siete malato. Di polmoni? Sì. Che cosa vi sentite? Io sento ogni tanto dei dolori alla testa. Precisamente i polmoni. E ogni tanto mi vengono degli svenimenti. I polmoni? Ogni volta vedo le spossatezze davanti agli occhi. I polmoni? Altre volte ho la nausea. I polmoni? E altre volte mi vengono dei dolori al ventre, come avessi le doglie. Sì, mangiate con appetito. Sì, signore. I polmoni? Vi piace bere un po' di vino? Come no, sì signore. I polmoni, dopo mangiato vi viene un tantino di sonno e dormite con gusto? I polmoni. I polmoni, sì o no? Sì, sì. E i polmoni vi dico. Che tipo di alimentazione vi prescrive il vostro medico? I polmoni. No. 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 No, i polmoni. No, io non capisco più niente. Il vostro medico è un cretino. Perché mi prescrive minestra? Beh, un ignorante. Pollame. Ignorante e cretino. Vitello. Ignorante. Uova fresca. Ignorante. Uova vecchia. Ignorante. E la sera delle prugne cotte per scaricare il ventre. Capisco, ignorante. E soprattutto il vino perlo molto anacquato. Ignorantus, ignoranta, ignorantum. Il vino lo dovete bere puro. Puro. E per ispessire il vostro sangue, che è troppo sottile, bisogna mangiare del bue bello grosso. Grosso. E del porco bello grosso e grasso. Del buon formaggio d'Olanda, polenta, riso, marroni, cialdoni, per incollare e conglutinare. I cialdoni li conosco, sono dei biscottoni. Esatto, sì. Bravo, dei biscottoni. Il vostro medico, dicevo, è proprio un cretino. Voglio mandarvene io uno e finché resto in questa città verrò ogni tanto a controllarvi. Vi sono infinitamente grato. Oddio. Cos'è? Che diavolo ne fate di quel braccio lì? Come? Quello è un braccio che mi farei tagliare se fossi voi. Tagliare un braccio? Sì, sì. Non vedete che si prende tutto il nutrimento e impedisce all'altro lato di averne profitto? Ma io voglio il mio braccio! Avete anche là un occhio destro che mi farei cavare se fosse al vostro posto. Sì, non vedete che disturba l'altro e gli toglie tutto il nutrimento. Credete a me, fatevelo cavare al più presto. Vedrete meglio con l'occhio sinistro. Non è poi così urgente. Addio. Mi dispiace lasciarvi così presto, ma è necessaria la mia presenza ad un grande consulto per un uomo che è morto ieri. Un uomo che è morto ieri? Sì, per vagliare e vedere che cosa si sarebbe dovuto fargli per guarirlo. A rivederci. Perché voi sapete i malati che non accompagnano. Ecco un medico che pare davvero bravissimo. Sì, ma va un po' troppo in fretta, Tutti i grandi medici fanno così. Tagliarmi un braccio, cavarmi un occhio perché l'altro stia meglio. Io preferisco non stia proprio benissimo. Bella operazione ridurmi guercio e monco. E su, su! Non ho nessuna voglia di scherzare. Che succede? Quel medico lì che voleva tastarmi, beh, diciamo il colpo. Guarda un po', hanno lanciato i suonati. Beh, fratello, dal momento che il vostro Monsieur Fourgon è in urto con voi, non volete che vi parli del partito che si offre a mia nipote? No, no, fratello, ho deciso di chiudere in convento perché si è opposta ai miei voleri. Ho capito che c'è di mezzo una passioncella e ho scoperto un incontro segreto che nessuno sa che ho scoperto. E allora, fratello, se anche ci fosse qualche piccola inclinazione, sarebbe poi questo gran crimine. E cosa mai può recarvi offesa se alla fine c'è qualcosa di onesto come il matrimonio? Insomma, la cosa è decisa, sarà monaca! Lo fate per accontentare qualcuno? Oh, ci siamo, battete sempre su quel chiodo. Mia moglie mi sta proprio a cuore. Ebbene sì, fratello, se bisogna parlare francamente. È a vostra moglie che alludo. Proprio come la fissazione per la medicina, così non posso sopportare neanche la fissazione che avete per lei. Né vedervi cascare a pie pari in tutte le trappole che vi tende. No, signore, no, no, non parlate così della signora. È una donna su cui non c'è nulla da dire, vero? Una donna senza malizia, che ama suo marito, che lo ama proprio, non si può neanche dirlo, eh. No, domandatelo un po' le carezze che mi fa. Sicuro? Come sta in pena per la mia salute? Gne, certamente. Quante cure e premure mi circondano. Verissimo. Volete che vi convinca e vi faccia
faccia vedere subito come la signora ama il signore. No, permettete, signore, che lo tragga d'inganno e gli mostri subito la cantonata che ha preso. Che è appena tornata. Mettetevi sdraiato sulla poltrona e fingetevi morto. Vedrete che dolore quando le darò la notizia. Mi metto sul... No, qui sulla poltrona. A fare il morto? Sì, a fare il morto. Lungo così. Ma non è meglio sul letto? No, sulla poltrona. È più naturale. Su. Io ci sto. Benissimo. ci sto. Ma un momento, non lasciatela troppo nella disperazione, eh? Potrebbe anche morirne. Lascia fare a me. Voi nascondetevi in quell'angolo. Via, andiamo, su, andiamo. Non è che ci sia pericolo a fingersi morto. No, che pericolo volete che ci sia? State lì, immobile e basta, sì. Sarà divertente svergognare vostro fratello. Adesso. Oddio mio! Che sciagura! Che disgrazia inaudita! Ecco la signora, fermo! Che è, Gianetti? Oh, signora! Cosa c'è? Vostro marito è morto. Il marito è morto? Sì, il povero defunto è trapassato. Sicura? Sicura, nessuno sa ancora della disgrazia. Non c'ero che io qui, mi è appena spirato fra le braccia. Guardatelo, eccolo lì disteso sulla poltrona. Che impressione. Ah! Si è lodato il cielo! Eccomi liberata d'un bel peso! Quanto sei stupida, sorella, a rattristarti di questa morte! Pensavo, signora, che bisognasse piangere! Ma va là! Non ne vale la pena! Che perdita è mai la sua? A cosa serviva sulla terra? Un uomo sgradito a tutti! Sordido! Disgustoso! Un enteroclisma o una medicina sempre nella pancia! Tutto uno smorfolare! Un tossicchiare, uno sputacchiare, noioso, senza giudizio, di cattivo umore, sempre a tormentare le persone e a rimproverare giorno e notte serve e camerieri. Una bella orazione funebre. Bisogna, Tuanetta, che mi aiuti ad attuare il mio piano. E sta pur certa che il tuo servizio sarà ricompensato. Dal momento che per fortuna nessuno è stato ancora avvertito, teniamo nascosta la sua morte finché non avrò sistemato le cose. Ci sono delle cambiali, ci sono dei salvi di cui voglio impossessarmi. E non è giusto che io abbia passato accanto a lui senza aver scritto i miei anni migliori. Vieni, Tonette. Per prima cosa prendiamo tutte le sue chiavi. Piano! Ah! Sì, signora moglie! È così che mi amate! Il defunto non è morto! Sono molto contento di aver visto il vostro amore, di aver sentito il bel panegirico che avete fatto per me! Ecco un'avvertenza che mi renderà più saggio per l'avvenire e mi impedirà di fare molte cose! Allora, fratello, avete visto? Non l'avrei mai creduto! Ma rimettetevi come prima e vediamo come l'accoglie vostra figlia la notizia della vostra morte. No, non è male fare la prova, già che ci siete conoscerete i sentimenti di tutta la famiglia. Oddio, Dio, che disgrazia terribile, ha augurato giorno. Piango, Nello, e di che piangi? Devo darvi una triste notizia. Cosa? Vostro padre è morto. Mio padre è morto, Tuanetti? Sì, è appena morto di uno svenimento che ha avuto. Che sciagura. Che ferita crudele. Perdere mio padre, la sola cosa che mi restava al mondo. E per colma di disperazione, perderlo proprio quando era tirato con me. Cosa farò io, infelice? E come potrò consolarmi di una perdita così grande? Che avete mai, Angelina? Che sventura piangete? Piango tutto quello che di più caro e di più prezioso potevo perdere nella vita. Piango la morte di mio padre. Oh Dio, che disgrazia! Che colpo improvviso! Dopo la domanda che avevo pregato vostro zio di fargli il mio nome,
Venivo da lui per cercare col mio rispetto le mie preghiere di indurre il suo cuore ad accordarmi la vostra mano. Ma Clerca, non parliamone più! Abbandoniamo ogni idea di matrimonio! Dopo aver perduto mio padre, non voglio più appartenere al mondo e ci rinuncio per sempre. Sì, padre mio, se poco fa ho contrastato i vostri voleri, voglio assecondare almeno una delle vostre intenzioni e riparare così il dispiacere che l'accuso di avervi dato. Permettetemi, padre mio, di farvi qui promessa e di abbracciarvi per testimoniarvi il mio amore. Figlia mia! Non aver paura, non sono morto! Sì, tu sei mia figlia, il mio sangue! Sono felice di aver capito la bontà del tuo animo! Piacevo la sorpresa, padre mio! Poiché il cielo, per sua fortuna, vi ridona i miei voti! Permettetemi che mi getti qui ai vostri piedi per una supplica! Se non approvate l'inclinazione del mio cuore, se mi rifiutate Cleante come sposo, vi scongiuro almeno di non costringermi a sposarne un altro. È la sola grazia che vi chiedo. Signore, lasciatevi commuovere dalle sue preghiere e dalle mie. E non mostratevi contrario alle mutue premure di una passione così bella. Fratello, potete ancora opporvi. Signore, sarete insensibili a tanto amore. Si faccia medico e acconsento alle nozze. Oh, sì, 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 fatemi medico e vi darò mia figlia. Ben volentieri, signore. Se essere vostro genero non dipende che da questo, vi farò medico, persino farmacista se volete. No. Non è gran cosa, farei ben altro per ottenere la bella anche lì. Ma a me, fratello, è venuta un'idea. Fatevi voi stesso medico. Sarà ancora più comodo avere in voi tutto quanto vi bisogna. È verissimo, ecco il modo migliore per guarire subito. Non c'è malattia che osi farsi gioco della persona di un medico. Io credo, fratello, che voi mi prendiate in giro. Sono forse in età per studiare. Beh, studiare ne sapete già abbastanza. E molti di loro non sono certo più bravi di voi. No, bisogna saper parlare in latino, conoscere le malattie e i rimedi che bisogna prescrivere. Ricevendo la toga e la berretta da medico, imparerete tutto e sarete poi più abile di quanto vorreste. Come se uno si veste a quel modo può disquisire su tutte le malattie. Sì, basta parlare con una toga e una berretta che ogni sproloquio diventa intelligente e ogni idiozia sapiente. Senza contare, signore, che la vostra barba da sola è già parecchio. Una barba fa più che mezzo medico. Io comunque sono pronto a tutto. Volete che la cosa si faccia subito? Come subito? Sì, è in casa vostra. In casa mia? Sì, non vi costerà niente. Ma cosa devo dire? Cosa devo fare? Vi informeremo in due parole, vi daremo per iscritto quel che dovrete dire. Su, però, andatevi a mettere un vestito decente. Ma sì, proviamo! Come dire, il nostro piano? Di divertirci un po' questa sera. Voglio che ce la godiamo insieme e che mio fratello sia il protagonista. Io, mi pare che vi prendete gioco un po' troppo di mio padre. No, nipote mia. Non è tanto per prendersi gioco di lui, quanto per adattarsi alle sue fantasie e la cosa resta tra noi. E possiamo scegliere anche una parte ciascuno e farci la commedia gli uni con gli altri. Ci autorizza il carnevale. Su, sveglia. Andiamo a preparare tutto. Siete d'accordo? Sì, perché la zia ci accompagna.